Questa parte dell'incontro sarà un po' dedicata alla speculazione finanziaria, vedere come agisce la speculazione finanziaria, quali sono gli impatti sul debito pubblico. Diciamo, cercando di metterla un po' tagliata con l'accetta, però potremmo dire quello che cerchiamo di vedere oggi, come era stata pensata, era, potremmo dire, la prima parte. Perché in Italia c'è un debito pubblico così alto, poi c'è una parte, perché un debito pubblico alto è di colpo diventato un problema, come ci ricordava il professor Volpi, nel 94 avevamo un rapporto debito PIL che era al 120% come oggi, perché oggi stiamo sprofondando e allora no. E poi c'è una parte su perché è così difficile intervenire su un debito pubblico così alto. Il professor Volpi ha chiarito, credo soprattutto la prima parte, sui motivi per cui abbiamo un debito pubblico così alto. Io proverò a parlare dei motivi per cui questo debito pubblico alto è un problema e cosa è successo negli ultimi 3-4 anni con la crisi finanziaria. Quindi parlando un po' di come funziona la finanza, vado abbastanza veloce all'inizio, poi appunto se ci sono domande o chiarimenti molto volentieri più avanti o se avete dubbi anche durante la presentazione, qualcosa che non si capisce. Vai, chiedo scusa. Meglio? Meglio. Prima cosa, quasi una definizione della finanza, perché sentiamo parlare crisi finanziaria, problemi finanziari, eccetera, in modo molto approssimativo, ma forse per capirci, la finanza è, meglio, dovrebbe essere il mercato dei soldi. Se voglio andare a comprare delle mele, vado al mercato, il mercato è il punto d'incontro tra il contadino che le vende e io che le voglio comprare, e ci sono diversi mercati, se sono più bravo c'è il gruppo d'acquisto solidale, c'è il mercato rionale, c'è il supermercato, ma è il punto d'incontro tra domanda e offerta, tra chi compra e chi vende. La finanza dovrebbe fare questo. Storicamente le banche hanno raccolto il risparmio dalle persone per poi erogarlo alle imprese, alle famiglie a chi ha bisogno di soldi, ancora più le borse, che infatti sono chiamati mercati finanziari, sono il luogo in cui le imprese e gli stati offrono i propri titoli e i risparmiatori, chi ha disponibilità di soldi, viene a comprare questi titoli. Quindi il punto d'incontro è il mercato dei soldi, la finanza. Sui mercati finanziari storicamente quindi giravano azioni e obbligazioni. E poi negli ultimi tempi ci sono molti altri strumenti, su alcuni di questi torneremo dopo perché sono abbastanza centrali per la crisi finanziaria. Per il momento solo buttati lì, dalle valute agli strumenti derivati, ai titoli strutturati, su questo tornerò dopo, su cartolarizzazioni, perché è uno degli aspetti centrali anche per spiegare perché siamo nella situazione attuale. Chi si muove sui mercati finanziari è già stato detto, soprattutto le banche che sono attori centrali, soprattutto ultimamente questa definizione molto veloce che vi avevo dato all'inizio, in cui le banche raccolgono il risparmio e lo impiegano per attività produttive, è sempre meno vere. Ormai per le grandi banche la maggior parte dei profitti avvengono da operazioni sui mercati finanziari, da speculare con i soldi dei risparmiatori e via discorrendo. Anche qui ci torneremo chiaramente più avanti per vedere come funziona. Queste prime diapositive sono molto rapide per mostrare che ci sono diversi attori, diversi strumenti sui mercati finanziari, per poi andare un po' più nel dettaglio di quello che ci interessa rispetto a speculazione e debito pubblico. Come si può guadagnare sui mercati finanziari? Anche per capire che cos'è la speculazione, perché teoricamente tutto è speculazione. L'idea di base, la speculazione è una scommessa sul futuro, quindi qualunque investimento faccio, non so quale ritorno avrò, non so quale margine di guadagno potrò avere, in qualche modo è una scommessa sul fatto che un investimento mi andrà bene, quindi è qualcosa di speculativo. Però nel senso comune si può distinguere, e di solito il senso, vediamo la parola speculazione, è l'idea di fare soldi dai soldi senza che ci sia un qualche obiettivo che non sia produrre denaro dal denaro. Per cercare di capire come funziona un titolo di Stato, molto semplicemente, un bot che ha scadenza 12 mesi, io lo compro il 1 gennaio a 100, me lo rimborsano il 31 dicembre a 104, ho un tasso di interesse del 4%, ho fatto un profitto, con questi soldi lo Stato ci fa quello che ci dovrebbe fare, quello che vuole. Questa è la forma, diciamo, di guadagno normale sui mercati finanziari. C'è però un'altra forma: io compro un titolo, spero che il valore di questo titolo aumenti e lo rivendo dopo, e in questo modo guadagno dal solo possesso del titolo. Quindi in questo caso si può parlare di un investimento speculativo. Cerco di chiarire con il caso delle valute, che è abbastanza chiaro di come funziona la speculazione. Io decido di andare in vacanza negli Stati Uniti,
vado in banca con 1000 euro, per i miei 1000 euro mi danno 1300 dollari. Torno a casa, dopo qualche giorno decido che non ci vado più negli Stati Uniti. Torno in banca con i miei 1300 dollari, trascuriamo le commissioni che si prende la banca per comprare e vendere valuta, ma torno in banca con i miei 1300 dollari, se nel frattempo, se in quei giorni il valore dell'euro rispetto al dollaro è cambiato, non mi ridaranno indietro 1000 euro, ma magari me ne danno 980 se mi è andata male, o me ne danno 1020 o 1030 se mi è andata bene. Quindi che cosa ho fatto? Io ho guadagnato semplicemente dal comprare e vendere soldi, non ho prodotto nulla, non ho costruito nulla, non ho fatto nulla, ho comprato del denaro, l'ho venduto e ci ho guadagnato sopra. Questo è un tipico esempio di una speculazione che posso fare. Io posso provare a comprare dei dollari, sperare che il mercato vada come spero che vada e guadagnare su questo. Un cambio non speculativo delle valute che cos'è? Voglio comprare un prodotto negli Stati Uniti, devo cambiare euro con dollari, come se vado in vacanza negli Stati Uniti, come qualunque operazione commerciale. Quindi per chiarire che cos'è la finanza oggi, vi do un primo dato. Il totale del commercio transfrontaliero, di quanto viene scambiato di beni e servizi nel mondo, che quindi dovrebbe corrispondere alla compravendita di valute, in totale nel mondo vengono scambiati poco meno di 20.000 miliardi di dollari all'anno. Ogni anno ci sono circa 20.000 miliardi di merci e servizi scambiati tra un paese e un altro, quindi che dovrebbero comportare una compravendita di valuta. Il mercato delle valute recentemente ha superato i 4.000 miliardi di dollari al giorno. Se vi fate due conti, vuol dire che girano più soldi in 5 giorni sui mercati finanziari che in un anno nell'economia reale. Detta in un altro modo, in un anno il mercato delle valute per circa 5 giorni soddisfa i bisogni dell'economia reale, per gli altri 360 giorni l'anno insegue soldi dai soldi nel più breve tempo possibile. Questo è ancora più vero negli ultimi anni, perché oggi circa il 60% delle operazioni che avvengono sui mercati finanziari non sono fatte da esseri umani, ma sono fatte da computer. È quello che si chiama high frequency trading, non so che vi sono film di fantascienza tipo Matrix in cui ci sono le macchine che sono in guerra con gli esseri umani, ormai siamo in una situazione più o meno del genere. Alcuni mesi fa, vi do solo questo dato come aneddoto molto veloce, alcuni mesi fa una società ha steso un nuovo cavo tra le due sponde dell'Atlantico, tra New York e Londra, perché prima un segnale per andare da un computer da una parte all'altra dell'oceano impiegava 65 millesimi di secondo, grazie a questo cavo ne impiegheranno solo 59, e questa società ha fatto un investimento di centinaia di milioni di dollari per grattare 6 millesimi di secondo sui segnali transcontinentali, e ha detto rientreremo subito di questo investimento, perché se una società vuole fregare la banca vicina, vuole arrivare più veloce del fondo di investimento dell'altro, ha bisogno di arrivare 6 millesimi di secondo prima. Oggi la gara è diventata su chi fisicamente affitta l'appartamento più veloce a dove stanno, più vicino a dove si trovano i server della borsa di Londra o della borsa di New York. Perché se io sto in un appartamento che sta a 10 metri dalla sede fisica dove c'è il computer della borsa e la mia banca concorrente sta due isolati più indietro, il segnale del mio computer ci metterà qualche frazione di millesimo di secondo in meno, arriverò prima di lui e riuscirò a comprare un prezzo migliore. Questo è come funziona il grosso della finanza, oltre la metà della finanza in questo momento. Come si dovrebbe formare il prezzo? Perché per l'esempio che vi avevo detto prima, molto rapidamente, però per un titolo di Stato, dov'era? Qui i profitti. Per un titolo di Stato, vi avevo detto funzionamento normale. Io compro un'obbligazione a 100, me la ridanno a 103 e ho guadagnato quello. Come faccio a guadagnare sperando che salga o scenda il valore di un'azione? È abbastanza complicato per un titolo di Stato. Io so che vale 100, so che a fine anno me lo ridanno a 103, perché dovrei riuscire a guadagnare comprando e vendendo un titolo di Stato? Uno dei motivi è questo, è che sui mercati finanziari, come per la maggior parte degli altri settori dell'economia, vale o dovrebbe valere la legge della domanda e dell'offerta. Torniamo per un secondo al caso che vi avevo fatto all'inizio, quello del contadino che vende le mele. Se un certo giorno arrivano 1000 persone a quel mercato che vogliono comprare le mele, ci sarà tanta domanda di mele e il contadino può aumentare i prezzi. Se il giorno dopo al contrario arrivi al mercato e trovi che ci sono 10 contadini che vogliono tutti vendere le loro mele, ci sarà più offerta e scendono i prezzi. Quindi i prezzi seguono la legge della domanda e dell'offerta. Per i titoli sui mercati finanziari è la stessa cosa. Se c'è un titolo di Stato e lo vogliono tutti, il prezzo sale. Se c'è un titolo e non lo vuole nessuno, il prezzo scende. Se un'obbligazione costa 100, ma è un'obbligazione della Grecia, la gente comincia a dire aiuto, la Grecia può fallire, io l'avevo comprato a 100, ma sono disponibile a rivenderlo a 98, a 97, a 90, a 80, basta che ci sia qualcuno che me lo compra.
dall'incontro tra quelli che vogliono vendere e quelli che comprano si forma il prezzo. Quindi il prezzo è l'equilibrio continuo tra domanda e offerta di titoli, è importante sui mercati finanziari perché il rendimento e il rischio di uno strumento sono dati da questo equilibrio. Cerco di chiarire con un esempio molto facile. Mettiamo che sui mercati finanziari ci sono solo due titoli. È una cosa un po' tecnica, ma credo importante poi per capire perché in questo momento i titoli di Stato stanno nella situazione in cui sono. Sul mercato ci sono solo due titoli, A e B. Tutti e due danno il 5% di interesse. Tutti e due li compro a 100, a fine anno mi danno 105. Stesso tasso di interesse e stesso prezzo iniziale. Ma il titolo A è molto più rischioso. Che cosa faranno tutti gli investitori? Andranno a comprare B, perché B è meno rischioso, mi dà lo stesso tasso di interesse, mi dà la stessa scadenza, compro l'altro. Se tutti vogliono comprare B, ci sarà gente che sarà disposta a B, non lo compro più a 100, anche a 101, anche a 102, perché lo vogliono tutti. Il titolo A invece è molto rischioso, non lo vuole nessuno, quindi il prezzo comincia a scendere. Sta a 100, no, lo vendo anche a 99, a 98, basta che qualcuno se lo compra. Se qualcuno compra B a 101 e a fine anno gli ridanno 105, non avrà più un interesse del 5%, ma del 4%. L'ho comprato a 101, l'ho riveduto a 105. A, cosa succede invece? Che posso comprarlo a 98 magari e a fine anno mi ridà 105, l'interesse adesso è circa del 7%. Quindi più un titolo è rischioso, più sale il rendimento di questo titolo. Se un titolo è considerato sicuro, più si riduce, e in ogni momento sui mercati finanziari, secondo la teoria della domanda e dell'offerta, c'è un equilibrio, per cui so in ogni momento che rendimento e rischio sono la stessa cosa. Questo in teoria. In teoria perché i dati di partenza sono che i mercati finanziari sono efficienti. Torno sempre all'esempio del contadino con le mele, poi passiamo alla finanza. Che cosa succede nell'esempio che vi ho detto prima? C'è un banchetto che vende le mele, tutti vogliono le mele, i prezzi delle mele salgono perché c'è tantissima domanda. Se i prezzi delle mele salgono, un po' di gente comincerà a dire io non compro più le mele, vado a comprare qualche altro frutto, oppure non vado più a questo mercato perché i prezzi stanno salendo troppo, vado a provare a comprare da un'altra parte. Quindi se aumenta la domanda e aumenta il prezzo, tenderà a fare rallentare la domanda e si torna all'equilibrio, ok? Se il giorno dopo ci sono 30 contadini che vendono le mele, proveranno tutti a abbassare il prezzo pur di venderle. Abbassi il prezzo finché non diventa più conveniente continuare a vendere le mele, qualche contadino se ne andrà, quindi diminuisce l'offerta e si torna all'equilibrio. Gran parte della teoria neoliberista, che è quella che siamo immersi fino al collo da 30 anni a questa parte, si basa sul fatto che i mercati sono efficienti. Questa è l'idea di fondo. In ogni momento i mercati sono in grado di autoregolarsi, c'è sempre l'equilibrio tra la domanda e l'offerta che regola il prezzo e il prezzo regola il valore. Questa è l'idea di fondo della teoria dei mercati efficienti, che vale per la finanza, che vale per qualunque bene, per le mele dell'esempio di prima, per qualunque bene vi venga in mente. Anzi, una delle cose, uno dei problemi, delle critiche grandi del neoliberismo è esattamente che per tutto dice che i mercati sono efficienti, che qualunque intervento dello Stato produce delle inefficienze perché falsa questo meccanismo di domanda offerta. Quindi se lo Stato interviene dicendo una mela al giorno leva il medico di torno e io do un aiuto per comprare le mele, sta falsando i meccanismi di mercato. E questo poi vale per la sanità, per l'istruzione, per l'acqua, per qualunque cosa vi viene in mente. La dottrina neoliberista è lo Stato si deve fare da parte perché i mercati sono efficienti di per loro. Questo è già abbastanza pesante da mandare giù in generale, ma il problema di fondo che c'è è che questa teoria è assolutamente sbagliata per quello che è il mercato più centrale dell'intero sistema, ovvero proprio per la finanza. Perché sui mercati finanziari cosa succede? Succede che quasi tutti gli investitori acquistano un titolo quando vedono che il prezzo sale. E più il prezzo sale, più un titolo diventa appetibile. E più diventa appetibile, più il prezzo sale. E così si creano le bolle finanziarie. Si dice nel gergo economico che nella finanza la domanda è funzione crescente del prezzo, assolutamente all'opposto di quanto dicono le leggi della domanda e dell'offerta. E è così che si creano le bolle finanziarie, è così che a un certo punto le bolle finanziarie scoppiano e succede il crollo seguente. Qui ho scritto qui rapidamente la storia della bolla dei tulipani. Per chi la conosce, se no vado comunque velocemente, nel 1630, intorno a quella data, tutte le corti europee volevano i tulipani perché i tulipani erano tanto belli, i tulipani che arrivavano dall'Olanda, e il prezzo dei bulbi dei tulipani ha cominciato a crescere perché lo volevano tutti, e più il prezzo cresceva
più dei mercanti hanno cominciato a dire: ah, se il prezzo cresce e continuerà a crescere, io compro e vendo bulbi di tulipano, anche se non ho nessun interesse nella floricoltura, non lo vendo, ma guadagno perché il prezzo continuerà a crescere. Il prezzo cresce, il prezzo continua a crescere, finché è arrivata una mostruosità: un bulbo di tulipano valeva quanto lo stipendio di 6 mesi di un contadino. E a un certo punto, quando si è arrivati in cima, qualcuno, come nella favola che il re è nudo, si è accorto: ma coi bulbi di tulipano che cosa ci facciamo? E è scoppiata la bolla. È scoppiata la bolla, è stata la prima crisi finanziaria della storia, ha portato a suicidi, ha portato a una crisi economica spaventosa in Olanda e poi contagio con il resto d'Europa. Negli anni successivi i giudici che erano chiamati a dirimere le controversie sui debiti creati da questa bolla dei tulipani si sono rifiutati di riconoscerli perché li hanno equiparati al gioco d'azzardo. Questa magari è una cosa che possiamo anche ricordarci per quando andremo avanti su campagne sull'audit sul debito. Su questa parte introduttiva, su come funziona speculazione e l'intrinseca instabilità della finanza, vediamo adesso rapidamente queste cose, immagino le sappiate tutti. Il grosso del debito pubblico in Italia è costituito da titoli di Stato. Gli ultimi dati della Banca d'Italia segnalano che il debito italiano è circa 1.900 miliardi di euro. Il debito italiano complessivamente sono tutti i debiti che ha l'Italia, quindi ci sono quelli delle amministrazioni locali, debiti verso fornitori e via discorrendo, ma oltre l'80% sono bot, BTP, titoli di Stato. Sul rimanente 20% non se ne parla, ma sarebbe interessante aprire un capitolo anche lì, perché molti sono i debiti degli enti locali che poi hanno comprato dei titoli derivati per coprire il loro debito, magari poi possiamo parlarne. Molto rapidamente, anche qui penso siano cose note, come funziona, che i titoli di Stato hanno una certa scadenza. Quando i titoli arrivano a scadenza, se il debito pubblico non diminuisce, lo Stato deve rifinanziare questo debito, quindi emettere dei nuovi titoli in sostituzione dei titoli che progressivamente vanno a scadenza. Quindi progressivamente ogni volta c'è l'asta dei titoli di Stato, lo Stato va sul mercato, prima sul mercato primario dove possono accedere unicamente alcuni soggetti, poi sul mercato secondario e piazza i propri titoli di Stato secondo la legge della domanda e dell'offerta, appunto è un'asta sui titoli di Stato. Questo è quello che vi dicevo prima, l'ha già detto il professor Volpi. Nel 2011 il governo Berlusconi si dimette, crisi, piani di austerità, aumento delle tasse, taglia il welfare perché abbiamo un rapporto debito PIL che è al 120%. Nel 94 Berlusconi arrivava dicendo: meno tasse per tutti, il nuovo miracolo italiano, grandi opere, investimenti eccetera, il rapporto debito PIL era al 120%. Quindi dobbiamo cercare di capire un po' meglio da dove deriva questo rapporto debito PIL. Alcune cose le ha già dette il professor Volpi, su altre vorrei insistere un po' di più per far capire il peso della speculazione finanziaria. Parlando quindi di come è nata l'attuale situazione, con la crisi che è esplosa negli Stati Uniti nel 2007 con la bolla dei mutui subprime. Da dove viene questa crisi? Le cause di lungo periodo sono una cosa che è successa in tutti i paesi occidentali, ovvero che negli ultimi 30 anni è progressivamente diminuita la percentuale dei salari sulla ricchezza nazionale, sul PIL, è progressivamente aumentata la parte dei profitti. Questo poi possiamo dire è legata di nuovo alla globalizzazione, al fatto che le imprese si possono spostare, alla libertà di movimento dei capitali e alla non libertà di movimento del lavoro. Sta di fatto che ci sono diverse analisi, una dell'OCSE molto recente, secondo la quale ad esempio in 20 anni in Italia 120 miliardi di euro si sono spostati dal lavoro ai profitti. L'8-10% del PIL italiano si è spostato verso i profitti. Non solo, ma i profitti non sono più reinvestiti nelle imprese, ma sempre di più vanno a finire nelle rendite finanziarie. Questo perché? Perché i nuovi proprietari delle imprese sono fondi di investimento, fondi comuni, azionisti. La finanza ha avuto un peso sempre maggiore nell'economia reale, quindi oggi abbiamo che i proprietari delle imprese sono azionisti che vogliono vedere massimizzato il valore dell'azione. Quindi l'importante è avere un dividendo sull'azione, avere una rendita finanziaria. Quindi nel corso degli ultimi 30 anni abbiamo avuto un progressivo impoverimento dei lavoratori, delle famiglie, dei redditi da lavoro e lo spostamento di questi soldi verso la finanza. Che cosa succede però? Che l'intero nostro sistema economico è basato sulla continua crescita del PIL, i consumi devono aumentare, la crescita deve aumentare e via discorrendo. C'è un problema di fondo: come faccio a continuare a far crescere i consumi, a vendere sempre più case, sempre più automobili, sempre più telefonini, sempre più merce a lavoratori e famiglie che sono sempre più poveri perché i loro soldi se li ha presi la finanza? Il meccanismo che è stato trovato molto semplice è a debito. Creiamo delle montagne di debito per drogare la crescita economica e compensare in questo modo la parte di ricchezza nazionale che è andata dai salari verso i profitti.
Questa è la crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti. Gran parte della ricchezza degli Stati Uniti era fondata sul settore immobiliare e sul settore automobilistico, ma come faccio a vendere sempre più case, costruire sempre più case, vendere sempre più automobili, sempre più grandi, a delle persone che sono sempre più povere? Creando una montagna di debiti, dando la possibilità di creare dei mutui anche a chi non li può ripagare, vendendo i mutui sul mercato anche a chi non li può ripagare, in questo modo drogando la crescita dei consumi. Come è stato possibile dare questi mutui? Qui torno su un punto, l'avevo accennato nella prima diapositiva, che è centrale per capire da dove viene il debito, anche il debito in Italia. Questi meccanismi dei mutui, io concedevo un mutuo anche a una persona che sapevo che non me l'avrebbe potuto rimborsare mai, era perché io, banca, questo mutuo il giorno dopo che l'avevo concesso lo rivendevo sui mercati finanziari. Come facevo? Mettiamo che Cristiano mi debba dare 100 euro, ha promesso di ridarmeli tra un anno, io ho bisogno subito di questi soldi, se lui non me li può ridare io posso cercare 10 persone e dire a ognuno di voi: Cristiano ridarà a voi 10 euro, non più a me, ok? Io in questo modo vi ho rivenduto un credito che avevo nei suoi confronti, l'ho rivenduto ad altre persone. È chiaro questo meccanismo? Se io scrivo su un pezzo di carta Cristiano diede 10 euro a qualcuno, ho scritto su un pezzo di carta che ho trasferito un credito da una persona ad altre persone. Questa cosa di scrivere su un pezzo di carta, il è rimasto del nome, il processo è chiamato di cartolarizzazione. Quindi passando a una banca, io sono una banca, concedo un mutuo sulla casa a lui, anche se lui non ha lavoro, non ha reddito, non ha nulla, perché? Perché il giorno dopo questo mutuo che ho concesso a lui lo rivendo sui mercati. Scrivo, stampo delle obbligazioni che poi girano solo su computer, non sono neanche pezzi di carta. Creo delle obbligazioni in cui dico: voi mi date subito questi soldi, io rientro subito del prestito che ha fatto, e lui le rate del mutuo non le pagherà più a me, ma le pagherà a voi, e voi in questo modo rientrerete delle obbligazioni che mi avete comprato con gli interessi. Mi domando, ma questo non si configura come reato anche in America? No, non era reato perché sono stati messi a punto dei meccanismi dal 99-2000 in poi che hanno reso molto più semplice questa cosa. Sono state abrogate tutta una serie di leggi, per esempio contro i finanziamenti predatori, che permettevano a degli intermediari di andare a dare un mutuo a chiunque e poi il giorno dopo la sapevano che lo rivendevano. Anche in Italia sono arrivate negli ultimi 10-15 anni le cartolarizzazioni, prima non c'erano, adesso le utilizziamo. Però per dirvi quanto questa era una volontà politica per mantenere la crescita del PIL, una legge che era stata promossa da Bush per favorire il fatto che tutti potessero avere un mutuo, era chiamata, non sto scherzando, era chiamata l'American Dream Down Payment Act, la traduzione esatta è l'anticipo sul sogno americano. Contrarre sempre più debiti era diventato un anticipo sul sogno americano, era diventato possedere la casa, una cosa che negli Stati Uniti nessuno aveva mai pensato di fare perché si spostano in giro per il paese, e la legge è stata chiamata ti do un anticipo sul sogno americano chiunque tu sia, anche se non hai una lira. E il motivo era che questo mutuo che io concedevo a chiunque il giorno dopo lo rivendevo sui mercati finanziari. Scusa Andrea, siccome me l'hanno appena cartolarizzato, sì. No, cioè da MPS mi arriva una lettera che praticamente lo vende, lo cartolarizza, MPS cartolarizza, okay. Ma non è sempre MPS. Allora, cosa facevano le banche? Questo è molto importante. Che cosa facevano le banche? Le banche vendono questo mutuo a una loro società, che però è una società esterna alla banca. Questo è un punto fondamentale, anche se sembra una cosa barocca, ma è fondamentale per capire dove siamo oggi. Io banca creo una mia società, di solito all'Isole Cayman, le Bahamas, eccetera. Tecnicamente si chiama SPV, ma insomma il nome è ciccia. Queste sono delle società veicolo, sono chiamate. Io vendo il mutuo a questa società veicolo. Questa società veicolo emette delle obbligazioni che vende sul mercato, ok? Che cosa è successo per me banca? E questo è il punto centrale, quello che sta succedendo oggi. Che io banca, nel momento in cui ho rivenduto il mutuo a una società esterna, mi sono liberato dal rischio di quel mutuo, ok? Prima cosa. Seconda cosa, io banca devo sottostare a tutta una serie di requisiti patrimoniali. Il più famoso, il più conosciuto è l'accordo di Basilea, che prevede, la faccio molto semplice, ma l'accordo di base è che per ogni prestito che la banca fa deve tenere l'8% di soldi propri da parte. Io se presto 100, 8 deve essere capitale mio che devo tenere da parte. Il discorso è, su migliaia di prestiti che faccio, qualcuno andrà male, la banca deve tenere un po' di soldi suoi così può coprire eventuali perdite. Se io banca vendo il mutuo a una mia società veicolo che però è messa al di fuori di me,
questo capitale non lo devo più tenere e il giorno dopo posso fare un altro mutuo. Non mi interessa il rischio di questo mutuo perché il giorno dopo non sarà più mio. Non devo tenere nessun requisito di capitale perché lo libero e in questo modo posso continuare a fare sempre più prestiti e creo queste società veicolo, sono chiamate, formano quello che si chiama il sistema bancario ombra, shadow banking system. Non hanno vincoli le società veicolo. Non hanno vincoli perché non sono banche, si comportano come banche, emettono obbligazioni come banche, raccolgono capitali come banche, fanno quello che fanno le banche, ma non sono banche, quindi non hanno i vincoli di capitale, sono nei paradisi fiscali e sono fuori. E questo sistema, chi acquista, esatto, perché lo acquista 9 volte su 10 perché non lo sa. Perché queste famose obbligazioni dei mutui venivano impacchettate, quelle sono state chiamate le salsicce finanziarie. Io prendo un pezzo del mutuo suo, un pezzo del suo, un pezzo di debito sovrano, un pezzo di altri crediti, metto tutto insieme e lo vendo a qualcuno. Questo qualcuno prende questa salsiccia, la scompone, ci mette altri pezzi di debito e la rivende a sua volta. E la rivende così a ruota. Quando è saltato fuori che i primi mutuatari negli Stati Uniti non pagavano, come se qualcuno dicesse, attenzione, in queste salsicce c'è della carne avariata. Qual è la partita di carne avariata originale adesso che hanno fatto 70 volte? Nessuno lo sapeva. Non lo sapevano quelli che le avevano, non lo sapevano le banche che avevano venduto. Uno di queste salsicce finanziarie, secondo la Banca d'Inghilterra, per capire cosa c'è dentro, ti dovresti leggere 4 miliardi di pagine di spiegazioni tecniche. 4 miliardi di pagine. Cioè, non so quanti di voi se hanno letto un libro da 1000 pagine, è già un mattone, e queste venivano comprate e vendute ogni giorno nei fondi pensione, nei fondi di investimento. Anche perché adesso.